E proseguiamo adesso sempre con un altro rappresentante del Partito Democratico, Giuseppe Buleo. Grazie, buonasera a tutti. Siete in tanti stasera, non vi nascondo l'emozione, è tantissimo. Solo noi ci abbiamo le spalle larghe, Carmelo, e lo dobbiamo superare in questa occasione. Io in questi giorni ho sentito, ma dai nostri avversari politici, ma hanno dietro il manovratore, hanno dietro e non so che cosa. Io vorrei sapere a chi alludono. Noi siamo questi, loro chi sono? Se alludono all'avvocato Sarvaggi, io lo invito a salire su questo palco, perché è un giovane professionista che si è affermato, non è alle nostre spalle ma è al nostro fianco. L'altra sera mi ero riproposto di non intervenire su determinate problematiche, anzi avrei preferito stendere un velo pietoso, ma un candidato al consiglio comunale, l'ex assessore Scurria, ha asserito che noi in questi anni abbiamo contestato alcune opere pubbliche. Ora io su questi argomenti voglio entrare nel merito e vi spiego quello che è successo. Prima solo volevo fare una riflessione sul termine usato dal senatore Mancuso, dove ci ha definiti dei mascalzoni. Mascalzoni, forse non lo sanno, significa farabutti, significa delinquenti. I delinquenti sono chi nella propria vita ha rubato, ha condizionato il sistema, chi nella propria vita ha turbato le gare. Di certo noi non siamo dei mascalzoni. Ora vorrei parlare della casa degli anziani, dove l'assessore Scurria l'altra sera ha asserito che l'opposizione l'ha contestata. È vero, noi abbiamo contestato quell'opera perché è completamente illegittima tutto l'iter procedurale. Hanno fatto una gara senza copertura finanziaria dove non è previsto per legge, e loro solo in barba a tutti i regolamenti l'hanno affidato lo stesso. Ma noi riteniamo che questo può essere anche superato. Solo questo devono sapere i cittadini: non hanno fatto l'interesse della collettività, hanno fatto l'interesse di una ditta privata. Perché se noi andiamo a analizzare quello che hanno fatto, loro, l'ente comune, ha messo a disposizione un immobile di un valore commerciale di intorno a 1,5 milioni di euro. Lo stesso comune ha erogato un finanziamento pubblico, anzi con dei fondi comunali, di 500.000 euro. L'assessorato regionale ha dato un finanziamento di 250.000 euro. Voglio capire da questi amministratori lungimiranti qual è stato il vantaggio dell'ente, visto che l'ente non percepisce nessuna retta mensile, visto anche che i nostri anziani pagano 1.100 euro al mese oltre le spese accessorie, quanto una ditta, quanto a quelle private. Il vantaggio dell'ente dov'è? E dei cittadini. Per questo l'abbiamo contestato, perché hanno avuto pure il coraggio di non portare lo schema di convenzione in consiglio comunale, che è una prerogativa del consiglio, che sicuramente i consiglieri comunali, se fosse passato in consiglio, avrebbero tutelato sia l'ente, sia gli anziani, sia i cittadini. Per questo l'abbiamo contestato, assessore Scurria. Ex assessore. L'altra opera che il consigliere Scurria, consigliere gli sta bene? Il candidato al consiglio comunale, che abbiamo contestato, è quella del metano. Quella del metano è stata completamente, io la definirei proprio una cosa completamente assurda e paradossale. Hanno affidato un appalto senza andare in gara, un appalto di 16 milioni di euro a una ditta di Capo d'Orlando, e mi limito solo su questo perché nei prossimi comizi farò nome e cognomi, visto che hanno il coraggio di parlare di trasparenza e di legalità, almeno sapranno le persone chi sono e con chi hanno da fare. Hanno affidato, dicevo, in maniera illegittima, e non capisco come i consiglieri opposizione, direi il consigliere Maniaci, Blandi e Carabotto, abbiamo fatto diverse interrogazioni, abbiamo fatto anche un esposto alla Procura della Repubblica, anzi non capiamo come mai dopo 5 anni non si sa l'esito. Bravo. Su una problematica così importante, e vi spiego dov'è la truffa nei confronti della città.
I cittadini devono sapere che il Consiglio Comunale del 2002, che erano presenti anche molti amministratori, anche l'assessore Scurri, ha approvato la delibera del Consiglio dove chiedeva che Sant'Agata venisse metanizzata tramite FIDER. FIDER che cosa significa? Il FIDER che arriva in rete, che arriva a diretto, che si è fermato sui Monti Nebrodi. Sui Nebrodi hanno il metano, quello diretto. E che cosa significa questo? Significa che San Marco, San Fratello, Caronia hanno il FIDER. Significa che la bolletta costa, i costi sono completamente diminuiti. Significa che il cittadino di San Marco oggi paga 60 centesimi al metro cubo, invece i cittadini di Sant'Agata pagano 1,20 euro più l'IVA, perché loro si sono gestiti. Hanno fatto questa scelta scellerata facendo un appalto, facendo un affidamento diretto. Noi abbiamo contestato questo. Hanno avuto pure il coraggio di non portare lo schema di convenzione in consiglio, che è una prerogativa del consigliere comunale, che avrebbe determinato anche le tariffe e anche il contratto, perché il cittadino di San Marco che ha avuto allacciato, che tramite FIDER ha pagato 70 euro, il cittadino di Sant'Agata per allacciarsi ha dovuto pagare 150 euro, perché quell'amministrazione assieme alla ditta si sono concordati i prezzi. Questo noi dico, per questo l'abbiamo contestato, caro assessore Scurri, ex assessore. E poi si è andato a analizzare, guarda caso, poi facciamo alcuni esempi. L'altra opera che abbiamo contestato è quella del palazzetto dello sport. Il palazzetto dello sport, i cittadini devono sapere che c'era un finanziamento di 4 milioni di euro che era previsto in contrada piana. Questa amministrazione, dopo un lungo contenzioso durato 10 anni, che l'amministrazione dopo 10 anni ha avuto la meglio, quando si insedia questa amministrazione lungimirante che va oltre, che cosa fa? Di un colpo solo, come per magia, sposta il progetto che era previsto in contrada piana, che è previsto nel piano regolatore, lo sposta e lo va a posizionare di fronte al parco dell'Ulivo, che è in difformità al piano regolatore e in difformità al piano particolleggiato numero 4, e loro lo sanno, completamente illegittimo tutta l'opera. Solo quello che contestiamo è questo: abbiamo contestato che quel progetto presentato oggi non sono previsti parcheggi perché non c'è lo spazio, hanno previsto soltanto, perché non portano il progetto, hanno previsto soltanto 44 posti macchine, un palazzetto di 1500 posti, ma a loro non interessa questo, perché sanno benissimo che non sarà omologato. A loro interessa le attività commerciali che verranno di sotto, questo è il vero, con i soldi pubblici. Hanno fatto l'interesse di un privato con i soldi pubblici, e ancora hanno il coraggio di parlare di trasparenza, di legalità. Vengono in questo palco e dicono tante fessarie. Io, se fossi a posto loro, non salirei in questo palco. Questo abbiamo contestato. Hanno fatto un palazzetto dove non ci sono i posti macchina, hanno previsto di tutto tranne che il palazzetto, bowling, centro fitness, che lo andrà a gestire un privato. L'unica cosa che hanno ottenuto è svincolare il terreno accanto al campo sportivo. Bravo. Che è di 61 ettari, e guarda caso all'opzione lo stesso proprietario che gestisce il metano e il palazzetto dello sport. Bravo. Voglio chiudere il mio intervento citando una frase di Giovanni Falcone: chi tace e chi cammina a testa alta muore ogni volta che lo fa, chi parla e cammina a testa alta muore una volta sola. Cittadini, camminate a testa alta, non lasciatevi condizionare, votateci, aiutateci a liberare la città votando Carmelo Sottile.